braccio spicca un tatuaggio che al suo passato lo riporterà. Nel cuore tanti pensieri e un immenso coraggio. Action Man. Lotta per la libertà, crede nella verità e si batte sempre con lealtà. Action Man. Action Man. Ogni giorno combatti per noi contro un uomo veramente cattivo. Action Man, tu soltanto sconfiggerlo. Località Edimburgo, Scozia. Missione: interrompere fornitura d'armi del dottor X. Action 2, sto andando a piazzare la carica esplosiva sulla motonave degli Skullman, passo. Bene, se affonderà il battello con il suo carico prima che prenda il largo, ostacolerà il traffico illegale di armi del dottor X, passo. Ostacolarlo? Non voglio ostacolarlo, Action 2. Io intendo fermarlo definitivamente. Action 2, parla Action 1. Missione compiuta. Sei pronto per i fuochi artificiali? Gli Skullman si sono allontanati. Io sono pronto, Action 1. Il cielo sta per illuminarsi. La nave sta affondando, Action 2. Ottimo lavoro, Action 1. Ora vedi di darti una mossa e vieni via di lì, passo. Ricevuto, Action 2. Ci vediamo nello spazio. Passo e chiudo. Giungla del Sud America. La peste rossa. Fermi, non potete passare. Gettate le armi. Oh.
Funziona! Sì, sì, ce l'ho fatta! Isolando il suo virus, sono riuscito a trovare una cura per la peste rossa! Congratulazioni, dottor Tender. Tuttavia, temo che per il premio Nobel dovrà aspettare ancora un po'. Perché ho altri progetti per la peste rossa. Dei grandi progetti. Dei progetti su scala mondiale. Del segretario generale Nord. Presto, collega lo schermo. Squadra, abbiamo appena appreso che il dottor X ha rubato nel Sud America una fiala contenente il micidiale virus della peste rossa. Minaccia di contagiare tutti gli abitanti della Terra se non gli daremo 1.000 miliardi in oro. Esiste una cura? Secondo noi, il dottor Pendaro, isolando il virus, è riuscito a trovare una cura, ma è stato fatto prigioniero dal dottor X. Aspettate, è dell'altro. Non lo faccia! Non apra quella busta! Oh no, signor Norris! Ha contratto la peste! Bravo, un'osservazione alquanto acuta. Effettivamente il segretario generale Norris è stato contagiato, il che significa che gli restano solo 48 ore di vita. 48 ore scadute le quali, se non mi avrete consegnato 1.000 miliardi in oro, contagerò tutto il mondo con il virus della peste rossa! No, non può! Quello un fatto scapperà! Dimmi che puoi rintracciare il segnale. Per favore, dimmi di sì! Ci sono, sì, ci sono. Proveniva dalla giungla vicino Alto Parassi. Gli analizzatori indicano la presenza di un laboratorio sotterraneo. Allora diamoci una mossa, squadra. Dobbiamo intervenire. Parli della minaccia di X. Esattamente. Anche se dovesse spargere il virus da uno dei suoi aeroplani, potrebbe contagiare una, al massimo due città, prima che l'aereo venga localizzato e abbattuto. Sì, e le Nazioni Unite potrebbero isolare le città prima che la peste rossa si diffonda nel resto del mondo. Credete a me, ho imparato una cosa importante, e cioè che le minacce del dottor X non sono mai infondate. E comunque, che faccia una vittima o un milione, è sempre un prezzo troppo alto da pagare. Ma con 1.000 miliardi di oro a sua disposizione, X diventerebbe invincibile. Ed è proprio per questo che dobbiamo impedirgli di attuare la minaccia. C'è in gioco la vita di molte persone, ragazzi. È impossibile atterrare, dobbiamo proseguire a piedi. Jacques, prendi tu i comandi. Colpiscili! Attacchiamo! Oh!
Nathan, sto arrivando. Hai visto, campione, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo preso il dottor X. No. Cosa? Come sarebbe a dire no? No. È stato tutto troppo facile. C'è qualcosa che non quadra. Sei stato bravo, Action. Ma purtroppo per te e per gli altri non sei stato bravo abbastanza. Siete caduti dritti dritti nella mia trappola. E adesso dispongo dell'ultimo elemento che mi mancava affinché il mio piano abbia completo successo. Vuoi dire il nostro jet? Proprio così, Action Man. Per poterlo diffondere in tutto il mondo è necessario rilasciare il virus nelle correnti a getto della stratosfera. E solo il jet della squadra d'intervento può raggiungere una simile altitudine senza problemi. Io non ti permetterò di attuare il tuo folle piano. Ah sì? Ma tu non puoi fare più nulla per fermarmi, Action Man, perché stai per vivere sulla tua pelle l'orrore che presto il mondo conoscerà e che porta il nome di Peste Rossa. No! 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 Molto bene, sono stati contagiati dalla peste rossa. La loro dipartita sarà dolorosissima e inevitabile. Dottor X, Action Man è scappato. Non importa, anche lui, come il resto del mondo, subirà la stessa sorte. Ciò che conta è che abbiamo il jet. Non muoverti, tu vieni con noi. Beh, siete gentili, ma preferisco di no. Fatevi un riposino, ragazzi. Sai, una delle cose che mi piacciono di te è che arrivi sempre in tempo. Siamo nei guai fino al collo, Jack. Nak e Natalie sono stati contagiati dal virus. E il nostro jet è caduto nelle perfide mani del dottor X. Dottor X, purtroppo il pilota, Jack, è sfuggito alla cattura. Non andrà molto lontano. Comunque possiamo fare anche a meno. Piloterò io stesso questo gioiellino. Il dottor Pendaro si trova a bordo? Sì, dottor X. Benissimo. Caricate il contenitore del micidiale virus. Tra poche ore tutti gli abitanti della Terra cadranno vittime della peste rossa. È decollato a bordo del jet. Ascoltate, prima di catapultarmi fuori ho attivato il radiofaro. Forse riusciamo a localizzare il segnale e abbattere l'aereo. No, a bordo c'è il dottor Pendaro. Sicuramente ha trovato una cura. Altrimenti non si spiegherebbe perché X e gli Skullmen non indossino le maschere per ossigeno. Dobbiamo salvare Pendaro se vogliamo salvare Nak e Natalie. Action Man, ti prego, devi fermare il dottor X. Tu sei... è l'unica speranza per noi e per il mondo intero. Mamma! Mamma! Papà! Uscite, vi prego, no! Troppe persone a meccare hanno sofferto in passato per colpa del dottor X. Non gli permetterò di fare del male anche a voi. Lo fermerò, Natalie. E farò in modo di salvare te, Nak, e tutti gli altri. Questa è una promessa. Muoviamoci! Mi sono collegato. Io credo che questa sia un'idea folle. Sarà anche un'idea folle. Ma questo razzo è l'unica speranza che abbiamo di raggiungere il jet. D'accordo. Sequenza accensione attivata. 5, 4, 3, 2, 1, partenza! Buona fortuna.
Ci stiamo avvicinando alla stratosfera. Preparatevi a rilasciare il virus. Ci sono quasi. Ora! Arrivato troppo tardi, abbiamo raggiunto la stratosfera. Una volta rilasciato il virus della peste rossa, la corrente a getto lo diffonderà in tutto il mondo. E non potrai fare nulla per fermarmi. Osserva bene, sto per contagiare l'intero pianeta. Che cosa? Mi accende, ma in quanto dottore questa cosa non posso permetterla. Sì, la cura! No! Il virus della peste rossa! Ah! Lei ha distrutto il mio prezioso virus! No! No! Pagherà cara la tua insolenza, dottore! No! Bene, abbiamo messo fine alle minacce del dottor X. Io non ne sono sicuro, però perlomeno adesso starà tranquillo per un po'. Andiamo, ci sono alcuni miei amici, tra cui il segretario generale Norris, che saranno davvero molto felici di vederla. No, non ce la faccio più. Resisti, vecchio mio, ti prego, cerca di resistere. Ah, che sia lui. Sì, è lui, è arrivato con il jet. Carica il file Memory Action Man. D'accordo. Attiva la scansione a memoria virtuale. Scansione attivata. Casa della mia infanzia. Ma sta bruciando. Sono poi riuscito a trovare un po' di pace. E questo che posto è? Myra, analizza e identifica. L'immagine che più si avvicina è quella di un monastero del XII secolo. Myra, analizza e identifica. Sto cercando. Ho trovato un'immagine. Località Himalaya. Probabilità 89%. Sì, Himalaya. Sì. Myra, aggiorna il file Memory Action Man. Salva il file ed esci. Questa è una vecchia fune, ma per me non è importante il suo aspetto. Quando sono sospeso su di un precipizio, so che la fune non si romperà, che reggerà il mio peso. Le persone sono lo stesso. Ciò che conta è quello che sono e quello che fanno, e non il loro aspetto. Non importa se sono basse, alte, magre, non molto magre, scure o chiare di pelle. È importante invece che siano premurose, altruiste, leali e sincere. E lo stesso vale per voi, ragazzi. Le apparenze spesso ingannano e le azioni valgono più delle parole. Parola di Action Man.